polpette di finocchiona con il Chianti. Ce le propone il nostro Massimo Rossi Oste. E accanto a noi c'è anche un'altra figura, Giovanni Romanelli, storico. Perché vi siete un po' uniti, no? Diciamo, tu per quanto riguarda la cucina, sì. Lui per quanto storico, perché? Diciamo che lui con le sue ricerche mi ha illuminato di alcune cose che mi hanno fatto ritornare indietro nel tempo e la voglia di andare a fare ricerche pure a me. E sto cercando dei piatti storici. Però in questo caso, visto che uno degli ingredienti è il Chianti, no? La tesi che il nostro Romanelli, il nostro Giovanni praticamente ha scoperto in questo manoscritto, sì, è che praticamente il blend del Chianti sia nato 100 anni prima rispetto a quello che Bettino Ricasoli ha lasciato, no? Sì. L'ho tradotto bene, no? Perché sai, con la storia bisogna bene. Stare molto attenti. Facciamoci dire però prima la ricetta. Guardate, questo è il manoscritto, non lo tocco, è il manoscritto che vedete, poi mi dici anche chi l'ha scritto, Giovanni. Allora, tu queste polpettine, dimmi allora, quali sono gli ingredienti. In questo caso uso proprio la finocchiona, ma può essere utilizzate per utilizzare magari gli avanzi degli affettati, un modo diverso di fare le polpette. Noi abbiamo usato la finocchiona perché ha un suo perché. Perché abbinata al Chianti, una volta veniva usata il finocchio o la finocchiona per far assaggiare dei vini che non erano troppo eccellenti. Infinocchiare, lo conoscete quel termine? E da lì il verbo infinocchiare. Sì. Parto facendo una riduzione del vino, sì, che li deve ridurre di circa la metà del contenuto. Vino Chianti, insomma, voglio, non compriamo un vino, è vino Chianti. Perfetto. Bene. E poi vado a preparare una cipolla. Sì. Bene, che farò ciardellare direttamente in padella con pomodoro. Sì, tu non usi il tagliere, ma usi una grattugia da verdura grossa, un po' più grossa, sì, di modo che faccio prima. Fai prima, vabbè, giusto, ma sporchi meno, siamo. E quindi friti tutte queste verdure. Pure insieme, da quelle saranno la base delle mie quindi, polpette. Cipolla. Patata. Una polpetta che si crea in padella. Quindi una polpetta. E poi dopo non sarà proprio fritta, ma solamente rosolata. Vedi? Rosolata. Si sta già ritirando bene. Molto velocemente. Allora, il vino si è ritirato, adesso metti la tua cipolla. La facciamo con l'olio. Leggermente imbiondire. Sì. Nel frattempo preparo sia le patate che il sedano. Bene, posso andare da nostro. Ah, certamente. Romanelli, allora, io ho anticipato una cosa di un certo rilievo, no? Però lo scritto è qui. Praticamente questo è un manoscritto che tu hai trovato, insomma. Nel mercato antiquario aretino. Alla fiera antiquaria. Quanti anni fa? Nel 71-72. Quindi come storico vedete anche i suoi occhiali belli spessi, è lì che legge, perché insomma poi... Ha finito gli occhi. E leggendo insomma all'interno, questo, prima di tutto chi l'ha scritto? È un manoscritto che è stato scritto a più mani. Perfetto. È iniziato da Antonio Albergotti. Sì. E continuato da Albergotti, che era il padre, sì, il babbo del vescovo Agostino Albergotti di Arezzo. E all'interno praticamente di questo manoscritto si parla anche del Chianti, che non era chiamato Chianti, no Giovanni? No. Era un blend, insomma, era un vino nostro, della zona. Sì. E che cosa hai trovato all'interno esattamente scritto? Perché poi l'hai anche riscritto a macchina per bene, Sì. Ho trovato di cosa è composto questo vino, quali sono i maglioli quindi, che lo compone, e cioè il Sangiovese, il Canaiolo e la Malvasia. Però perché ho esordito dicendo 100 anni prima? Perché questo manoscritto è stato scritto quando? Perché Albergotti, autore, muore nel 1777. E qui ancora, prima di arrivare in fondo, c'ha un bel pezzetto, di conseguenza si può pensare che l'abbia scritto verso il 1760. E Bettino Ricasoli? 1872. Fate voi. C'è qualche data che non torna. Allora, ritorniamo un attimo alla ricetta, lasciamo in sospeso questo. Allora, guarda, io ho tritato la cipolla, le patate e il sedano, le ho tritate così perché fanno molto più veloce anche a cuocersi. Sì. Ho aggiunto leggermente un pochettino di brodo per portarle in cottura. Nel frattempo ho messo la finocchiona dentro
il recipiente. Che poi la dovrai triturare? Sì, la passo con il l'ha mixer. L'ha bucciato questo? Questa è la bucciata retino. Sì. Bene. Ci mettiamo semplice, un po'. Semplice. Sì, un po' da bucciata retino. Un uovo intero. Sì. Perciò si fa velocemente. Un pizzico di sale. Poco, perché consiglio sempre di salare all'ultimo. Sì, e ora vado a, c'è anche il formaggio, insomma, che è un po'. E vado a frullare. Nel frattempo qui lo tiro avanti anche con un po' di vino rosso. Ah, quindi le nostre patate e la nostra cipolla. Sì. Che adesso prenderanno questo bel colore. E il sedano, sì, perdonami. Vedi? Sta già prendendo. Quindi molto semplice come cucina. Sì. Però ritorniamo, carissimo Giovanni, il nostro storico. Allora, abbiamo dato delle date, 100 anni prima. 110. 110 per l'esattezza. Quindi questo vino bello, corposo che vediamo qua. Quindi cosa acclara questo, se dovessimo andare? Acclara che il babbo del Chianti è aretino. Il babbo del Chianti è aretino, assolutamente. Sì. Assolutamente. Sì. Senti, un libro di questo genere, no? Che attesta è porta tante informazioni. Qui si parla di Chianti, però ecco, è descritta un po', è come un contenitore di stile di vita, di cosa si faceva, delle arti, dell'agricoltura. Beh, diciamo, è un concentrato di raccolte, sì, di tutto quello che poteva interessare una persona, quindi dai rosoli, come fare i rosoli, i giuleppi, le dolci, anche la cucina, come pulire le scarpe, come farti un dentifricio, insomma, praticamente c'è tutto quello che poteva servire nella vita quotidiana delle persone. Quindi sfogliando poi si trovano anche delle notizie che uno non si aspetterebbe mai di trovare in pratica, perché per te insomma. Quindi quando l'hai trovata questa notizia, cosa hai pensato? Perché ovviamente, dai, cavolo, questo è uno scoop se uno volesse, no? Sì, ci ho messo però 40 anni per capire, per arrivare fino in fondo a capire l'importanza di questo manoscritto. E perché? È perché è complesso il tutto, perché innanzitutto sono dovuto andare a vedere se c'erano dei precedenti, se Albergotto avesse copiato da qualche altra parte. Ah, quindi ha dovuto veramente attestare e vedere se l'autenticità. L'autenticità di tutto l'autenticità. Questo. Quindi 40 anni per attestare una tesi di questo, insomma, genere. Insomma, sì, non sempre ho studiato questo, ho fatto, no, tante, certo, cose. Ho fatto tante cose, però insomma voglio, sì, dire. Allora, andiamo a vedere un'altra volta la ricetta, certo, perché insomma voglio dire, sì, si mangia poi, per, certo, studiare, bisogna, certo, anche mangiare. Allora, ho frullato la finocchiona con la bucciata retino, sì, ci ho messo tutto il composto che stavo cuocendo prima qui, che abbiamo scottato, bene, ho frullato tutto insieme e poi l'ho praticamente legato con un po' di pan grattato. Guardiamo, vedete, guardate. In maniera tale che quindi possa. Praticamente il pan grattato non ce la passiamo, ma l'hai messo, sì, all'interno. All'interno. E vediamo un a po'. A questo punto. Mangiavano le polpette, ci sono riportate qualche ricetta di polpette? Ci sono anche. La polpetta, ecco, appunto, lo stavo dicendo, questa polpetta qui potrebbe essere veritiera anche all'epoca a cui risale il libro. Sì, sì. Sì. Perché no, gli ingredienti, a volte si parla del 1700, ribadiamo, 1700? 60. Ecco, quindi penso. La patata. Anche la patata è conosciuta in Arezzo, perché ecco, nel monastero di Santa Croce si mangiavano le patate o stufate o in umido oppure alla brace. Non è, perché le patate? La patata, perché insomma è un prodotto precolombiano, non è che è entrata subito. Quindi già la patata c'era, la finocchiona c'era, cipolla. Quindi potrebbe essere un piatto proprio legato. Consono all'epoca. Bene. Allora, quindi le nostre polpettine, tu. Poi le andiamo a praticamente rosolare, non, sì, proprio a friggere, bene. E nel momento in cui saranno fritte, bene, dentro sono ancora, hanno preso calore, avranno tutto il suo sapore, le verdure erano già cotte, non hanno bisogno di un'eccessiva, mm-hmm, diciamo così, cottura, e sono pronte per essere servite. Senti, ma questo modo di far cucina, Massimo, sì, cioè, quando, che ne so, se vi scambiate delle idee? Se ne parla, se ne parla sempre insieme. Se ne parla, cioè, ne pensi, cioè, dimmi un po', quando parlate, quando, cosa ne pensi? Ecco. Ma perché lui mi racconta, oltre a questo qui, racconta anche tutte le sue esperienze che ha fatto leggendo gli antichi testi, delle spese dei conventi, eccetera. Allora, da lì si risale
la possibilità di creare dei piatti allora, con ingredienti storici dell'epoca. Poi ovviamente li rivisitiamo al periodo attuale. Però, visto che tu per l'AISE sei rappresentante per Arezzo e provincia, no? Sì. Allora, responsabile. Sì. Questa tesi che lui ha detto, che lui ha trovato, voglio dire, è scritto, no? Ne so una in latino io, verba volant scritto male. Che cosa a me mi ha stupito, stupito perché effettivamente cambia completamente un concetto storico. Ecco. Che poi oltretutto io che tifo molto per Arezzo, va bene, mi fa proprio inorgoglire. La prossima volta vado intorno a Siena, tu vedrai. E anche a Firenze. E anche a Firenze, Giovanni. Quindi voglio dire, il fatto di avere fatto una scoperta del genere cambia proprio una tesi, cambia proprio una cosa che si fondava fino adesso. Certo, per noi era Bibbia. Poi voglio dire, tutte le tesi non ci vanno bene, però c'è anche questa da mettere in evidenza. Questo è il piatto. Aspetta, e poi lo finiamo con l'altra deduzione di Chianti. Guarda. Bello come piatto. È buono. Visto dalla parte... Ma ha un profumo, posso alzare. Sì. Televisione non si può... No, guarda, non c'è bisogno di avvicinare, lo sento. Perché in televisione possiamo offrire la visione di come si fa una ricetta, accompagnarla anche con la storia, perché quando si mangia un piatto lo si assapora meglio, quando si capisce la storia, no? Da dove nasce, e poi ci gustiamo tutto questo in bocca, è come raccontare una favola. Sì. Poi hai visto la semplicità, l'abbiamo fatta completamente in diretta da zero, pochissimo. Quindi velocissimo e anche costo molto cheap, come si dice in inglese. Sì. Anche perché serve... È finito il nostro tempo, Finito? Sì. È finito, che vuoi fare? Spalmarlo. Panino, vai col panino, perché io gli dico sempre al mio ospite 12 minuti. Sì, hai ragione. Per quanto riguarda il pane, vedi. No, ma sai perché approfittavo del Chianti, anche se non ci si mette il dito così. Vabbè, e questo era un omaggio che volevo fare il palla ad Alex. Proprio. Va bene? Vai. Ad Alex, faccio veloce. Aspetta, come il pallavato? Dimmi, il pallavato, perché quando si pensa al pallavato, io ho detto, io penso alla panzanella, mentre invece il pallavato... No, è un'altra cosa. E che cos'è? È pane abbrustolito e bagnato. Basta. Con il vino, con un'essenza aromatica, con la cioccolata, con quello che vuoi. Però non è quello che... Molti, se io dico pallavato, pensano alla panzanella. No, la panzanella è panzanella. Quindi è un pane abbrustolito, bagnato con vino, con un dolce, quindi risale più al dolce che al salato. Sì. Ne riparleremo. Fammi vedere. Allora, tu adesso hai messo pane, Chianti, pane, vino zucchero, su questo pane abbrustolito, zucchero. Questo è il mio... L'ultimo nato in famiglia famiglia Rossi, neonato. Un po' di zucchero di canna. Di canna. Vai. E poi ribagniamo ancora una volta con il vino. Allora, io ringrazio il nostro storico Giovanni Romanelli che ora ti accompagnerà spesso in questi nostri incontri culinari. Qui abbiamo le polpette di finocchione al Chianti, ma abbiamo anche questa fetta di pane che richiama molto il dolce. E a flauto, quando lo mangi che lo schiacci dentro il formaggio in bocca. Comunque abbiamo dato uno scoop, che praticamente la tesi del nostro Giovanni Romanelli è che il Chianti sia nato 100 anni prima rispetto alla tesi fino adesso conosciuta di Bettino. Ricasso. Riflettete, gente.